Una buona giornata e bentornati a Diario Mattina. Gli Stati Uniti minacciano di interrompere collaborazione e fondi all'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che su Twitter ha pubblicato la lettera inviata al direttore generale, in cui elenca le accuse sulla gestione della crisi del coronavirus e anche l'eccessiva vicinanza alla Cina. Intanto la situazione in America Latina peggiora con 543.000 contagi, in America 90.000 morti, mentre in Brasile sono oltre 13.000 nel giro di 24 ore. Una situazione certamente non semplice, nonostante proprio ieri la Cina, anzi più che la Cina, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto a 100 stati di mettersi nella condizione di creare una indagine indipendente. E in Italia sono 99 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore, si tratta dell'incremento più basso dallo scorso 11 marzo. Calano anche i contagiati e 4 regioni non hanno avuto casi di coronavirus: Umbria, Sardegna, Calabria e Basilicata, mentre 24 sono i decessi in Lombardia. Dunque una situazione che pian piano sta tornando, seppur lentamente, alla normalità, ma è anche vero che comunque è una condizione da non sottovalutare. Il trend in Puglia ci dice che invece la situazione continua a scendere sempre di più e i casi di contagio sono di meno. Per i dettagli, news24.city.